Auno Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Esordi il campionato per i Gabice Gradara Calcio davanti a pubblico amico. I rossoblù vogliono ben figurare in questa stagione dopo due sofferte salvezze nelle passate edizioni. L'avversario di quelli tosti, al maggio arriva l'Olimpia Valzocca tra le formazioni più quotate per entrare in zona playoff. Ma il Gabice Gradara, trascinato da un grandissimo pubblico, parte con il dicit di Papini. Testa bassa, pedalare e portare a casa con il sacrificio i migliori risultati. E l'asse composto da Bastianoni, colui che crea, per Simoncelli, colui che realizza, sembra prenderlo alla lettera. È così che nasce il vantaggio dei Gabice Gradara già al decimo minuto. Il replay a cura di Antonello Pace ci permette di gustare la prodezza del numero 11. La risposta dell'Olimpia Marzocca non si fa attendere. Lo scambio tra Terre e Bassotti porta alla conclusione Pianelli. Celato tira un sospiro di sollievo, ma il Gabice Gradara gioca in scioltezza, tratti reca spettacolo di pura follia quando Grassi porta a spasso il pallone, accende Bastianoni. I due si trovano ad occhi chiusi prima che Bastianoni depositi l'assist numero 2 nei piedi di Simoncelli, ma l'attaccante questa volta non trova il raddoppio. Ma dalla bandierina al minuto 25 il Gabice Gradara congela il match, passa in sottomisura, si trova sul piede caldo il pallone del 2-0, completando 25 minuti di grande calcio. Il Marzocca ha il merito di non demordere. Celato viene chiamato alla respinta su questo tiro da fuori area. Poco dopo si complica la vita da solo quando azzarda un'uscita nel cercare l'anticipo su Moschini, ma per sua fortuna Bassotti non ne approfitta. Ad inizio ripresa il solito Bastianoni alimenta Simoncelli, che in progressione si mostra poco lucido davanti alla porta avversaria. In questa manovra piacevole prende coraggio anche il baby Freducci, che assiste il compagno Bastianoni in questa discesa che sa tanto di tris, ma in qualche modo il Marzocca sventa il pericolo. Il Gabice Gradara però commette l'errore di specchiarsi a un certo punto, permettendo a Moschini di riaprire i giochi, ma peccato per lui che Celato d'inizio gara abbia messo il cartello con il divieto di gol. Muraglia umana, verrebbe da dire. Grassi dalla distanza dall'altra parte ci prende gusto e per poco non trova il gol della domenica. Il caldo si fa sentire ma non danneggia lo spettacolo visto in campo, anzi Marzocca si divora un'altra occasione con Terrei. Dall'altra parte Gabice Gradara da calcio piazzato ferisce l'avversario. La punizione di Bastianoni la rivediamo attraverso il replay curato dal nostro Antonello Pace, gemma meravigliosa che batte l'estremo Brunelli. Da corner quantomeno in Marzocca vorrebbe dimezzare distanze, ma anche in questo caso Celato ci mette i guantoni nel negare la gioia del gol a Pianelli. Termina qui la gara con il Gabice Gradara che vince meritando i complimenti dei propri tifosi e facendo valere sul campo la legge del più forte. Olimpia Marzocca rimandata, ma occorre dire che nonostante il doppio e poi triplice svantaggio, la squadra di Giuliani non muore mai. Caratteristica importante nel proseguo di una categoria durissima per tutti. Per Papini, buona la prima da allenatore nelle Marche.